Allora, buongiorno a tutti. Adesso dovrebbe inserirsi anche la mia collega che Eccomi. sta a fare qua. Eccola lì. Buongiorno. Buongiorno Angela, buongiorno a tutti, anzi buonasera in realtà, l'ora ormai è tardi. Vabbè, è il futuro di questa giornata, no? Beh, brava, brava, così introduci subito il tema. Sì. Allora, Allora, com'è siamo andata questa settimana sul futuro? queste 2 settimane di futuro sono state 2 settimane in cui hanno contribuito i nostri follower in maniera significativa, insomma, come tutte le altre volte. Quindi siamo contenti delle risposte che ci sono arrivate. E che cosa abbiamo visto noi da queste risposte? Abbiamo visto un po' due posizioni quasi opposte, nel senso che ci sono arrivati racconti di ragazzi che in qualche modo si sono sentiti spiazzati, sorpresi e quindi in questo momento pensano al futuro con entusiasmo e creatività. Forse hanno trovato in questa condizione completamente nuova delle possibilità per ripensare un po' a quello che si immaginavano prima. Dall'altra parte invece ci sono anche arrivate delle risposte un po' più preoccupate, allarmate, no? Alcuni ci hanno detto che, però qua metto poi un punto di domanda, infatti volevo anche chiederti una cosa, alcuni di loro ci hanno detto che si sentono angosciati rispetto al futuro, un po' preoccupati. Una cosa che però ci siamo chiesti noi e su cui stavamo riflettendo prima insieme è se è solo la pandemia che ha creato un po' questa preoccupazione per questo futuro non conosciuto. Cosa ne pensi tu, Angela? Ma sì, manca il gruppo di controllo, nel senso Esatto. che mi sarebbe piaciuto capire se questa stessa domanda l'avessimo fatta in un momento normale, a gennaio, per dire se sarebbe stato diverso. Nel senso che i messaggi che ci sono arrivati sono stati dei messaggi appunto legati un po' a un timore, in alcuni casi anche all'eccitazione, quello che vogliamo. Però per un futuro che tutto sommato dipende dalla pandemia, ma neanche troppo, dipende anche proprio dai propri progetti, dai propri sogni. Quindi c'è qualcuno anche che ci ha scritto dicendo: io ho fatto tutto un percorso di studi e questo percorso non so più se mi appartiene tanto o meno. Allora, anche lì, naturalmente il futuro è qualcosa che ci può preoccupare indipendentemente dalla pandemia, no? È che un po' una normalizzazione, nel senso che quando si arriva a dei momenti in cui ci sono delle scelte importanti da fare, non c'è pandemia che tenga, insomma, il discorso di ogni scelta porta con sé in qualche modo il timore di quello che sarà, anche quando le scelte sono molto belle, anche quando si tratta di andare, di percorrere un progetto lontano, bello e formativo, ma tutte le volte che ci si trova davanti a qualcosa di nuovo, è quasi naturale, no? Avere una sensazione di timore. Sì, anche perché diciamo che le scelte, è vero, portano a delle possibilità, però in ogni scelta c'è anche quello che lasci indietro, no? Quello che escludi. E quindi ogni volta ritrovarci a dover scegliere rispetto alla nostra vita, al nostro futuro, ci pone di fronte a tanti interrogativi e a tante emozioni, che molto spesso, tra l'altro, coesistono nello stesso momento, e quindi ci può essere la felicità per quello che vorremmo fare, la paura per quello che vorremmo fare, il dispiacere per quello che lasciamo indietro. Però diciamo che fortunatamente possiamo anche un po' orientarci grazie a queste emozioni. Forse le emozioni che noi proviamo nel momento in cui sentiamo di dover scegliere qualcosa, ci dicono qualcosa rispetto alla scelta che possiamo fare. Forse E quindi dobbiamo stare un po' in ascolto. il discorso è un po' chiedersi ogni volta come mi fa sentire.
fare questo tipo di scelta, no? Come, che cosa provo? Ma per le scelte importanti, ma anche quelle magari anche un po' più piccole, no? Quando qualcuno ci chiede qualcosa che magari non siamo sicuri di voler fare, a parte il dentista, che insomma, quella è una cosa che non si può scegliere. Sì, la libertà di scelta è una cosa bella, nel senso il libero arbitrio, no? È una grande possibilità che noi abbiamo, però ci mette di fronte a tanti timori, tante paure. Tanta responsabilità anche. Eh sì, perché nel momento in cui scelgo sono responsabile, divento responsabile perché assumo una posizione, prendo posizione nel mondo. A volte anche con la consapevolezza, come dicevamo un po' nello scorso video, che la scelta che prendo per me stesso, no, faccio io, può avere anche delle ripercussioni nella vita degli altri. E quindi come io mi situo all'interno delle relazioni con le scelte che faccio, sia le relazioni più vicine a me, ma anche a livello poi sociale, globale. Stiamo vedendo tante persone che adesso stanno prendendo delle posizioni anche importanti a livello più Globale. globale. Sì. Però prendere posizione è necessario, nel senso che l'altra scelta è un po' quello di rifugiarsi, rintanarsi, a volte farsi bloccare dalle proprie paure. Allora noi ci chiedevamo prima come possiamo fare quando siamo spaventati dal nostro futuro, quando ci sentiamo bloccati e non sappiamo bene come scegliere. Ci siamo un po' interrogate. Ci è venuta da dare una risposta che forse può essere un po' vista all'interno della dimensione del tempo, no? Perché dicevamo che il tempo è una dimensione che tiene dentro di sé il presente, il futuro, il passato. E quindi volevamo provarvi a dare qualche suggestione. Sì, per esempio, una potrebbe essere quando ci si trova ad aver paura in qualche modo di qualche tipo di novità, diciamo, quello che ci fa uscire dalla nostra zona di comfort, eccetera, e sono delle cose in cui magari sentiamo che non sappiamo se riusciremo a farlo o meno. Forse quello che possiamo fare è pensare alle volte che ci è già capitata qualcosa del genere e provare a capire, boh, se siamo qua è perché l'abbiamo superata quella fare là. Quindi ricordarsi ogni volta che la cosa è stata fatta che in qualche modo l'abbiamo superata. Quindi insomma, ricordatelo, questo l'hai fatto, ecco, una cosa di questo genere. Sì, quindi possiamo attingere dall'esperienza passata, no? Quando ce l'abbiamo fatta e come abbiamo fatto a farcela, ad affrontare le difficoltà che abbiamo affrontato. Chissà se Oppure c'era possiamo. qualcuno vicino a noi che ci ha aiutato a farlo, che ci ha aiutato a scegliere, a prendere delle scelte, no? Anche perché magari a volte sono delle scelte che dobbiamo prendere da soli, altre volte bisogna anche cercare di capire se c'è qualcuno che ci può aiutare a prenderle. E quindi che cosa, a chi ci si può appoggiare, ecco. Oppure, in una dimensione più relativa al futuro, possiamo provare a immaginare. Immaginare, per esempio, il futuro che noi desidereremmo, quello che vorremmo per noi, quello che vorremmo per le persone a noi care. E quindi un po' tuffarci nella dimensione dei sogni anche. Perché a mio avviso non bisogna mai smettere di sognare, no? Anche se in un momento ci sentiamo un po' abbattuti, un po' delusi, con poche speranze, rimettere in gioco la parte del desiderio, del sogno, può aiutarci ad andare oltre, a superare un po' quella barriera che ci tiene bloccati in quel momento. Magari non riusciremo a raggiungerlo completamente, non riusciremo mai a realizzare tutti i nostri sogni, però un pezzettino, perché no? Ah, sì. Lo possiamo guadagnare. Mi stavo anche chiedendo se questa cosa può avere un senso guardando il più piccolo cambiamento possibile che ti senti di fare, no? Nel momento in cui si ha paura di intraprendere una certa strada, provare a capire, diciamo, per piccoli passi, perché a volte avere un obiettivo enorme, lontano, spaventa, blocca e diciamo, questa sensazione di non starsi muovendo, in realtà. Mentre ci pensi, l'hai già cominciato, insomma, quindi
con le possibilità che si hanno, anche facendo i conti con le reali possibilità di tutti i sensi, economiche e meno, il discorso è provare a capire fin dove posso arrivare. Poi di lì magari come una montagna, no? Arrivo fino a un certo punto e poi capisco che posso andare oltre. A volte posso anche capire che lì dove sono sto bene. Quindi non per forza deve avere dei sogni ambiziosi perché quelli devono essere o lì o niente. A volte si sta bene anche in altri punti un po' meno, dove ci sono vette un po' meno alte, ecco. Però l'importante è cercare di sentirsi, capire dove si riesce a stare bene. Quindi raggiungere il posto dove si sta meglio possibile, ecco. Sì, quindi una cosa che ci può aiutare è un po' giocare, no? In questa dimensione di tempo, perché è vero che non abbiamo la macchina del tempo, quindi non ci possiamo spostare concretamente avanti e indietro, però grazie alla capacità di pensiero, alla capacità di provare emozioni, noi questo possiamo farlo. E quindi tornare un po' sui nostri passi, ripensare alla nostra storia, immaginarci nel futuro, stare nel presente insieme agli altri. E quindi magari darci anche la possibilità di confrontarci con i nostri amici, con i nostri ragazzi, con la nostra famiglia, o anche magari con un professionista esterno nei momenti in cui ci si sente un po' più bloccati, però non sentirsi soli. Potrebbero anche essere degli insegnanti, so, come Anche. dire, anche una guida a cui sentiamo di poterci affidare, perché sono sicuramente dei passi importanti, e a volte quando ci si sente soli ci si sente un po' angosciati, ecco, forse questo è quello che anche è emerso dalle risposte che i ragazzi ci hanno dato. Quindi, che dire, il futuro si costruisce insieme anche. Sì. In tema di futuro, quindi noi ci sentiamo anche di dirvi che, perché questo è un po' l'ultimo video, no? Dei contenuti che vi abbiamo proposto in queste settimane. E quindi ci troviamo io e Angela a salutarvi. In realtà ci sarà ancora un piccolo video di saluti finali nei prossimi giorni con Dove ci vedono tutte, tutto tutti. che emozione. Però anche noi stiamo un po' abbiamo speso questi giorni a pensare al nostro futuro, a immaginare anche il futuro di questa pagina qua, che sicuramente non sarà più la stessa, no? Perché è tempo di cambiare, di reinventarsi e di lanciarsi in nuovi progetti. Noi naturalmente continuiamo ad esserci, quindi co potete continuare a scriverci, ci trovate comunque sempre qua disponibili. E vi Vediamo. saluterei a questo punto. Intanto noi ci ritiriamo nelle nostre segrete stanze e pensiamo al nostro futuro insieme, però. E quindi Sì, vedremo. grazie per aver condiviso parte delle vostre vite con noi, è stato molto prezioso e molto bello, quindi vi ringraziamo davvero tanto. Ci ha insegnato anche un sacco di cose, quindi direi che tutto sommato è stata una cosa reciproca. Va bene, signori, aspettate il nostro video fantastico di tutti insieme. E boh, insomma, Buon vedremo. appetito a tutti, buona serata a questo punto, data l'ora. Ciao Ciao! Angela, ciao a tutti.